Cinese elettrica premium. Ciao a tutti amici di autoprove.it e benvenuti alla prova su strada in anteprima esclusiva della nuovissima Voya Free. Avviciniamoci per conoscerla meglio. Ed eccola qui in anteprima per l'Italia, la nuovissima Voya Free. Uno sguardo intanto alle dimensioni: larga 1,95 m, lunga 4,90 m, alta 1,64 m, con un generoso passo di 2,90 m. Non passa certo inosservata, complice il design. Eh sì, a qualcuno questo frontale potrebbe portare alla memoria una Maserati, però lo trovo a suo modo personale ad incastonare il logo del brand, circondato da questa firma luminosa che si raccorda visivamente ai fari anteriori full LED. Molto bello, pulito questo frontale, come in generale pulito il design complessivo della vettura, che non presenta linee in eccesso, è assolutamente ragionato. Belli anche questi cerchi in lega, veramente generosa anche la dimensione. Sono da 20 pollici, hanno questo motivo geometrico assolutamente personale. Abbiamo poi le calotte degli specchi, che ospitano il sistema di telecamere a 360 gradi, maniglie porta a scomparsa, linea di cintura che non tende a salire verso il retro. C'è questo look del montante C che alleggerisce visivamente la vettura. Retrotreno con l'antenna a pinna di squalo, questo spoiler con finitura aerodinamica e poi che dire di questo fanalone a tutta ampiezza. L'ingresso è keyless, quindi basta tenere comodamente la chiave in tasca ed accedere all'interno dell'abitacolo. Ed eccolo qui l'abitacolo della Voya Free, ingresso keyless, accensione con un semplice tasto a rivelarci una configurazione assolutamente bella, con tre generosi schermi da 12,3 pollici. Voglio partire dal volante multifunzionale attraverso il quale interveniamo sulla dinamica non solo del nostro quadro strumenti digitale, ma anche del sistema di infotainment centrale, anche lui speculare, sempre da 12,3 pollici. Voglio partire quindi dall'interazione col nostro quadro strumenti che è configurabile. Questa è la visuale classica, abbiamo ben in grande la velocità alla quale stiamo viaggiando, il flusso energetico da e per la batteria, con quindi frenata rigenerativa o richiesta di energia. Abbiamo là sotto ben visibile lo stato di carica, il chilometraggio percorso, l'orario, la temperatura esterna. È evidente che questa configurazione può essere modificata, possiamo quindi ad esempio avere il flusso energetico, la pressione degli pneumatici, tante informazioni, così come la navigazione a tutto schermo, che è veramente notevole perché comunque conserviamo sempre la velocità alla quale stiamo viaggiando, la dinamica di funzionamento dei sistemi ADAS di bordo. Peraltro è possibile configurare in simultanea sia la dinamica del nostro quadro strumenti che la dinamica dell'infotainment centrale. Vedete poi che dal volante multifunzionale interveniamo su molte altre impostazioni, i vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, e qui c'è una chicca, cioè il visore notturno che riconosce veicoli, pedoni, tutto è estremamente dettagliato grazie alla videocamera anteriore dedicata. Eccomi allora al volante in anteprima per il mercato Italia della nuovissima Voya Free, creatura premium del colosso cinese Dongfeng. Le dimensioni sono importanti, vi dicevo, di un'auto larga 2 metri, lunga 4,90 m, dimensioni che si riflettono evidentemente in un'abitabilità interna importante sia davanti che dietro, in una sensazione comunque di qualità premium che si percepisce appena si apre lo sportello e ci si siede al posto di guida. Parlando di motore, beh, sicuramente questa è un'auto che ha molte prestazioni nel sangue: 489 cavalli, 720 newton per metro di coppia, e abbinamento ad un'ottima batteria agli ioni di litio montata sotto al pianale da ben 100
106 kWh. Quindi l'impostazione è quella di una berlinona premium che ambisce a sfidare le tedesche di sempre e a portare la guida in elettrico anche al di fuori del circuito urbano. Ora, dico la verità, non ho guidato quest'auto moltissimo, anzi l'ho testata relativamente poco. Ci sarà necessità di fare un passaggio di approfondimento e capire un po' meglio come vanno le cose effettivamente sulle lunghe percorrenze, su quelle che sono di solito le mie due tradizionali settimane di prova su strada. Però insomma non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di arrivare qua in Svizzera e provare questo modello che sta arrivando ormai a giorni sul mercato Italia. Quindi un'auto che secondo me ha le carte in regola per dire la sua, per sfidare le tedesche di sempre. Il comfort è importante, l'insonorizzazione, la qualità dei materiali sono assolutamente rilevanti. C'è uno sterzo molto preciso, c'è un'auto che comunque tradisce il peso legato alla trazione 100% elettrica, alla presenza del pacco batterie, però indubbiamente abbiamo a che fare con una vettura che dissimula la stazza con tante prestazioni e un ottimo powertrain 100% elettrico. Quindi vi devo dire che la sensazione è quella sicuramente di uno sterzo estremamente preciso, estremamente reattivo, capace di assecondare al meglio la dinamica di guida anche in extraurbano. Forse ho percepito il pedale del freno un attimino spugnoso, però indubbiamente questo è anche un po' nelle corde di una berlina che non ambisce insomma ad esasperare il tema prestazioni. Quindi su strada veramente questa Voya Free si lascia apprezzare. Abbiamo comunque una posizione di guida che è abbastanza sollevata, quindi la possibilità di gestire al meglio il nostro circuito di guida. La visibilità davanti è buona, dietro sicuramente è limitata per via comunque della presenza di montanti generosi, poggiatesta non abbattibili, l'1.8 tutto sommato contenuto. Comunque nei fatti l'auto si guida molto bene. Guardando alla media consumi vi posso dire che il computer di bordo nella ventina 25 km che ho percorso mi segnala 23 kWh su 100 km, un dato per nulla male. Considerate che secondo me si può fare anche di meglio, andando a ridurre la pressione sul pedale dell'acceleratore, andando a non sfruttare in maniera importante, come invece ho fatto io, la climatizzazione, che indubbiamente sappiamo essere un elemento un po' ostico alle auto elettriche. Parlando di dinamica di guida, ci sono tantissimi sistemi di sicurezza e assistenza: guida autonoma di secondo livello, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, blind spot con un LED in corrispondenza degli specchietti laterali esterni che ci avvisa della presenza di veicoli o motoveicoli in avvicinamento laterale, un ottimo sistema di telecamera a 360 gradi fondamentale per ovviare alla limitata visibilità posteriore. Abbiamo comunque anche il radar frontale, o meglio la visione appunto notturna, che è ottima per tenere sotto controllo veicoli, pedoni lungo il percorso. Devo dire che la risoluzione di questo sistema è molto elevata e è un sistema che torna molto utile soprattutto magari quando stiamo viaggiando all'insegna di limitate condizioni di visibilità. Non mi spingo a parlare di prezzi perché non sono stati ancora annunciati quelli per il mercato Italia. Vi posso dire che i 489 cavalli e la batteria da 106 kWh di questa Voya Free in Svizzera costano circa 70.000 euro, che vi assicuro insomma sono una cifra più che sensata per una vettura di queste dimensioni, per una vettura da questo profilo assolutamente in linea con gli standard tecnologici a cui siamo abituati, oltre che agli standard di qualità, perché oggettivamente gli assemblaggi sono curati, non ci sono rumori, non ci sono scricchioli, c'è un abitacolo veramente dal livello altissimo. Prima di tornare a mostrarvi altri dettagli dall'abitacolo di questa Voya Free, ci tengo però a parlarvi delle cose che mi sono piaciute e che non mi sono piaciute in questo breve primo contatto. Beh, sicuramente mi convince il design. La trovo molto bella, razionale, pulita, non c'è una sovrabbondanza di linee, quindi è uno stile che secondo me si adatta molto bene al mercato europeo. Non ha appunto
quelli che sono degli elementi divisivi, quindi secondo me smussa molto bene tutti gli angoli, riesce a centrare l'obiettivo di un mercato generalista che sicuramente è attento al design. Parlando della dinamica di guida, beh, vi devo dire che la vettura si muove molto molto bene, soprattutto quando andiamo in eco, in comfort, l'accelerazione è sempre progressiva, abbiamo comunque una spinta importante, però abbiamo comunque un'auto che si muove all'insegna della ragionevolezza. Evidentemente in performance si abbassa tutta la plancia, andiamo quindi a sfruttare al massimo le doti comunque da vera sportiva che quest'auto ha in serbo per noi, perché comunque l'accelerazione è importante, vi incolla al sedile, quindi oggettivamente l'auto risponde molto molto bene. A livello tecnologico vi devo dire che quest'auto secondo me è allineata a quelli che sono gli standard a cui siamo abituati. Ci sono qua e là degli elementi che non mi hanno convinto, avrei preferito un quadro strumenti un po' più configurabile, un po' più personalizzabile, però nulla di irrisolvibile. Avrei preferito in generale un sistema un po' più caldo, accogliente a livello anche grafico. Questo è qualcosa sicuramente su cui potranno lavorare in Voya anche con degli aggiornamenti successivi. Parlando invece delle cose che non mi sono piaciute, beh, c'è sicuramente un tema visibilità, quella posteriore è estremamente limitata, c'è un 1.8 piccolino, inclinato, insomma oggettivamente senza il sistema di telecamera a 360 gradi fatichiamo a monitorare il perimetro dell'auto. Parlando delle cose che non mi sono piaciute, che non mi hanno convinto più di tanto, ecco, torno a dire l'aspetto grafico. Avrei preferito qualcosina di un po' più personale, qualcosina di un po' più caldo all'interno di questo abitacolo. Torno a dire, qualcosa su cui questo brand sicuramente può lavorare e penso che lavorerà con degli aggiornamenti da remoto. Torno indietro, abbiamo un tasto jolly per richiamare una funzione per noi particolarmente importante, gestiamo quindi il cruise control ad attivo, mentre sulla razza destra interveniamo sulle grafiche del nostro quadro strumenti digitale, comando vocale, alziamo, abbassiamo il volume dei media in riproduzione, gestiamo le chiamate. C'è poi un tasto particolare che è quello che ci permette di attivare la videocamera frontale per scattare delle foto, registrare dei video e salvarli all'interno della vettura. La plancia è dominata poi da altri due importanti schermi, sempre da 12,3 pollici. In particolare mi soffermo sul nostro sistema di infotainment centrale, veloce, fluido, intuitivo. Come per uno smartphone possiamo configurare la nostra home per richiamare quelle che sono le funzioni per noi più importanti. Vedete, possiamo switchare fra le varie grafiche, è un sistema chiaramente connesso in rete grazie al modulo dati di bordo e quindi ci permette di richiamare info utili come il traffico, la temperatura, il meteo della nostra località attuale, così come il meteo della nostra destinazione. Ci sono poi una serie di setting legati ai media, la radio che è evidentemente digitale, c'è il mirroring Apple CarPlay e Android Auto, c'è la possibilità di caricare e visualizzare dei video all'interno dell'abitacolo, grazie al modulo dati di bordo possiamo poi collegarci anche su Daily Motion. Abbiamo poi l'accesso alle telecamere che, come vi dicevo, sono sia appunto quella esterna che funziona come una dashcam che quella interna per scattare delle foto o dei video sulla prima fila di sedili. C'è poi una telecamera per scattare foto, registrare video sulla seconda fila di sedili e quindi monitorare ad esempio dei bambini a bordo. La mappa che è estremamente fluida, veloce e intuitiva, assolutamente rapida. Tornando indietro invece qui alla home, vi faccio vedere che c'è un menu a tendina per gestire risoluzione, per gestire il volume dei media con un semplice tocco. Tutto è estremamente fluido. Abbiamo evidentemente il climatizzatore che, vedete, ci permette la gestione dell'intensità, del direzionamento del flusso, della temperatura, sia lato conducente che passeggero anteriore, quindi abbiamo un clima bizona che lavora molto molto bene. Poi dai setting ci sono altre impostazioni che ci permettono ad esempio di preclimatizzare la vettura e trovarla pronta. La navigazione, le impostazioni attraverso le quali poi gestiamo, vedete, la batteria, lo stato di carica, la ricarica, le luci ambiente che possiamo impostare come preferiamo anche in base alla
musica e media in riproduzione, le luci di accesso, ma qui c'è una funzione molto molto bella che è quella legata al tetto panoramico, che è assolutamente spaziale, raggiunge la testa degli occupanti della seconda fila di sedili e possiamo disattivare o attivare. Vedete, adesso si è praticamente attivato e quindi comunichiamo con l'esterno. Ovviamente ci sono i profili guida per trovare l'auto come la vogliamo una volta saliti a bordo, ma rimangono anche delle scorciatoie fisiche, quindi alziamo e abbassiamo la temperatura lato conducente, passeggero anteriore, andiamo a gestire il clima attraverso tutti questi setting manuali che sono veramente una grande comodità. Considerate comunque che in questo caso abbiamo anche il sedile, o meglio i sedili lato conducente e passeggero anteriore, che sono sia riscaldati che ventilati, e abbiamo anche la fragranza ambiente, quindi un profumo che scegliamo noi che intensità e che fragranza deve avere. Noterete che c'è un altro bello schermo qua per il passeggero anteriore che chiaramente va a gestire anche lui media in riproduzione, si imposta il sedile come preferisce, può peraltro questo schermo qua essere collegato a delle cuffie e quindi il passeggero anteriore può vedere dei video in assoluto comfort senza disturbare il conducente al volante. Veramente niente male. La plancia, come notate, è abitata da questi tre generosi schermi, ma attraverso un tasto dedicato che è questo qui sul tunnel centrale possiamo fare una magia e quindi ridurre in maniera importante l'impatto di questi tre schermi, che vanno a modificare così la loro grafica, diventano estremamente meno visibili e questo ci permette di avere appunto un occhio di più sulla strada. Possiamo alzare, abbassare tutta la plancia, vi faccio vedere con che velocità questo passaggio avviene, possiamo poi notare che vanno a cambiare le grafiche. Qua poi nella sezione centrale abbiamo le luci ambiente, tanta pelle, lo slot per la ricarica wireless dello smartphone. Qui ci sono le scorciatoie dedicate inoltre alle modalità di guida, eco, comfort, performance, che di default va a abbassare la plancia come notate, e poi neve e individual per configurare quindi la risposta come preferiamo. Qui dal tunnel centrale abbiamo poi l'accesso al sistema di telecamera a 360 gradi che è estremamente preciso, quindi abbiamo la possibilità poi di richiamare individualmente la telecamera frontale, quelle laterali, la retrocamera, avere anche una visione bidimensionale che ci può aiutare. Vedete, il tutto è assolutamente configurabile, possiamo poi scegliere noi che grafica privilegiare anche a livello di colori. Niente male. Qui abbiamo poi l'assistenza per il parcheggio, i sensori di parcheggio, la leva drive retro neutro, perché comunque essendo un'elettrica non abbiamo un vero e proprio cambio, la slitta appunto per la ricarica wireless e questo pad dal quale alziamo, abbassiamo il volume, inseriamo le destinazioni. Qui c'è il freno di stazionamento, doppio porta bottiglie e bicchieri con possibilità poi di chiudere il vano con superficie gommata, generoso bracciolo centrale, che dire poi di questi sedili che sono assolutamente spaziali, imbottiti, confortevoli, hanno questa trama veramente molto bella che poi si raccorda con i pannelli porta dove troviamo il dettaglio dell'impianto audio griffato da Einaudio. Vi faccio vedere qua poi il secondo piano di quello che è il nostro tunnel centrale, con un ingresso USB e la presa da 12 volt lì sotto. Mi porto adesso a mostrarvi l'abitabilità posteriore, tanto spazio anche dietro con il sedile che adesso è regolato sulla mia altezza di guida. Sono alto 1,80 m, guardate quanti centimetri ho a disposizione per le ginocchia, ne ho tanti anche per la testa, con il tetto che non scende molto nel retro. Qui abbiamo un generoso vano dove riporre degli oggetti, abbiamo la doppia bocchetta del clima, l'ingresso USB tipo A e tipo C per la ricarica dello smartphone, il piano che è praticamente piatto, quindi non ci sono elementi a disturbare il quinto passeggero, che comunque laddove non presente ci rivela la sorpresa del doppio porta bottiglie bicchieri. Molto molto ben curato questo abitacolo, anche dietro il comfort è massimo con una serie di chicche dedicate. Vi faccio vedere poi il bagagliaio dell'auto con l'apertura qua in alto, un bagagliaio che è molto generoso, vedete la
soglia di carico è comunque alta, c'è questa superficie inferiore gommata, le luci ambiente dedicate e tanti ganci per ancorare il carico. Questa era la prova su strada in anteprima esclusiva della nuovissima Voya Free, il SUV 100% elettrico griffato Dongfeng. Adesso però, come sempre, voglio sentire la vostra. Ditemi tutto quello che ne pensate qua nei commenti. Scegliereste lei? Puntereste su una Tesla o su un altro modello ancora? Ditemi tutto nei commenti perché leggo e rispondo volentieri a tutti. Prima di salutarci però l'invito è quello solito: andate a curiosare su tutti i vari social di autoprove.it, i vari Facebook, Twitter, Instagram, seguite il blog che è sempre aggiornato con le ultime novità e curiosità dal mondo dei motori, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube perché ci troviamo sempre qui per la prossima prova su strada. Ciao!